Eccoci di nuovo ad una lezione di complessità e di calcolabilità. Come sapete, oggi iniziamo un argomento nuovo che è quello appunto della complessità. Nel corso delle lezioni precedenti, quello che abbiamo fatto, come sapete bene, è stato quello di costruire una gerarchia di espressività e di modelli di computazione associati ad ogni livello, in qualche maniera, dell'espressività, e attraverso la tesi di Church-Turing trovare un modello di computazione che in qualche maniera è universale, quindi non può essere migliorato, e trovandone i limiti attraverso la costruzione di problemi che generano delle contraddizioni. Abbiamo trovato appunto i limiti di questo modello di computazione e abbiamo concluso che questi limiti sono limiti di tutti i modelli di computazione. Abbiamo poi introdotto una serie di problemi di ragionamento, cercando di fare il parallelo tra la teoria della calcolabilità e l'intelligenza artificiale intesa come ragionamento automatico. E abbiamo trovato, abbiamo introdotto una serie di problemi che poi ci serviranno, in queste lezioni. E infine ne abbiamo introdotto uno in particolare che è il ragionamento universale, è il ragionamento, basato sul linguaggio della logica del primo ordine, e ci siamo convinti che, quel tipo di ragionamento ci è precluso in maniera automatica perché, riesce ad andare, diciamo, oltre il limite del computabile. Questo l'abbiamo fatto nell'ultima lezione. Adesso quello di cui vogliamo occuparci è, all'interno di quell'insieme comunque infinito, ma molto più piccolo, di problemi che sì sono computabili, ci chiediamo di quante risorse abbiamo bisogno per risolvere un problema decidibile. Lo scopo quindi di questa parte è studiare meglio la struttura della classe DEC e andare a vedere se possiamo individuare delle sottoclassi della classe dei decidibili che hanno delle proprietà particolari rispetto al numero e alla quantità di risorse sia spaziali che temporali necessarie per risolverlo. Questo naturalmente ci porterà a definire delle nozioni appunto di complessità in tempo e in spazio che, come mi piace dire, contribuiscono alla classificazione di un problema. Non basta sapere che un problema si può computare, ma sapere, se è possibile, a quale classe appartiene contribuisce a comprendere in profondità un problema. Abbiamo appena nominato, abbiamo appena detto che le risorse interessanti sono lo spazio e il tempo. Il tempo inteso proprio come tempo di computazione, sebbene noi non andiamo a misurare con un orologio quanto tempo ci mette un algoritmo a risolvere un problema, ma andiamo descrivere la necessità di risorsa tempo in maniera astratta, e per spazio intendiamo la quantità di memoria. Queste due nozioni, spazio e tempo, sono tra di loro ortogonali in qualche maniera, cioè si possono misurare indipendentemente, sebbene poi, alla fine di questo lungo discorso che faremo, metteremo in qualche maniera insieme le nozioni di spazio e di tempo per arrivare a una classificazione più precisa dei nostri problemi. In questa prima parte ci occupiamo in particolare della complessità in tempo. Quindi, per complessità, ovviamente, così come per decidibilità e indecidibilità, intendiamo una nozione che è una nozione relativa al problema e non all'algoritmo che lo risolve. Queste due nozioni sono tra di loro legate, come ormai ben sapete. Però dire che un problema ha quella complessità
Significa fondamentalmente che il suo miglior algoritmo ha quella complessità in tempo. Mentre prendere un problema e misurare la complessità dell'algoritmo, non ci di un algoritmo che lo risolve, non ci dice niente di assoluto sul problema stesso. Se io considero il problema di ordinare un insieme di n numeri e senza sapere nient'altro mi trovo di fronte all'algoritmo insertion sort che risolve il problema di ordinare una serie di numeri senza ipotesi aggiuntive, una volta calcolata la complessità di quell'algoritmo, n quadro, ho solo un'informazione parziale sulla complessità del problema. Ciò cioè che il problema non è peggio di n quadro, ma non so nulla sul fatto che se si possa fare meglio oppure non si possa fare meglio e in che termini. Quindi, dal punto di vista più astratto dei problemi, sono interessanti le informazioni negative più che le informazioni positive. Cioè, è interessante il caso in cui noi riusciamo a dire che un problema non può essere risolto in meglio di, perché significa che abbiamo capito tutto, naturalmente con la granularità con la quale noi approcciamo questi problemi, che vedrete sarà una granularità molto ampia, molto grande, però modulo questo aspetto, potremmo dire di aver capito tutto del nostro problema. Se invece ci occupiamo unicamente delle risposte positive, cioè ci occupiamo unicamente di dire benissimo, io ho un algoritmo che risolve questo problema, allora vuol dire che abbiamo capito la metà della faccenda, perché ci potrebbe essere sempre qualcuno che risolve lo stesso problema con una complessità migliore e quindi quel qualcuno ha capito il problema meglio di noi. Quando parliamo di risolvere il problema con una complessità migliore, in generale quando ci occupiamo di descrivere matematicamente la complessità in tempo di un problema, utilizziamo una nozione che è la nozione dell'ordine di grandezza. Come ho detto qualche lezione fa, questa nozione è stata abbondantemente sviscerata in qualunque corso di algoritmi. Però, secondo me, è giusto ricordare alcuni aspetti delle nozioni di ordine di grandezza, in particolare della notazione O grande, che è quella che utilizzeremo più spesso. Allora, quando parliamo di complessità in tempo, parliamo di funzioni che vanno dai naturali nei naturali. Quindi tipicamente avremo una funzione dai naturali ai naturali o un'altra funzione g dai naturali ai naturali che saranno le nostre funzioni di tempo. Perché dai naturali ai naturali? È perché con nel dominio noi intendiamo la lunghezza dell'input, a noi interessa sapere non qual è la complessità di un problema in assoluto, perché questa nozione non ha senso, ma qual è la complessità di un problema relativamente al suo input. Noi vogliamo conoscere come cresce la complessità di un problema relativamente all'input del problema stesso. Quindi qui noi indichiamo la dimensione dell'input. E qui indichiamo il tempo utilizzando dei naturali perché per noi tempo significa numero di passi semplici. A questo punto è chiaro che noi potremmo avere un insieme molto grande di funzioni possibili di tempo. Per esempio, f di n potrebbe essere, che ne so, 3n al quadrato più 2. G di n potrebbe essere semplicemente n al quadrato. È chiaro che se io mi metto a costruire tutte le infinite funzioni possibili del tempo è molto difficile, è molto difficile sia confrontare una soluzione con un'altra, ma è anche molto difficile dare delle risposte assolute perché qui dentro, nella funzione esplicita che io scrivo del tempo, ci stanno tutte quelle infinite possibili ottimizzazioni che niente hanno a che fare con il problema stesso, ma hanno a che fare con trucchi implementativi, miglioramento delle strutture dati, diciamo per costanti,
e tutta una serie di infinite di possibili trucchi che uno si può inventare e dire io ho trovato una soluzione un pochino migliore. Non è questo quello che noi vogliamo andare a guardare. Noi vogliamo andare a guardare le cose con diciamo, un livello di zoom un pochino più ampio. Quindi abbiamo bisogno di una nozione che metta al suo interno diverse funzioni che tra di loro condividono qualcosa. Questa nozione è la cosiddetta nozione una delle possibili nozioni, quella degli ordini di grandezza e in particolare della notazione così chiamata O grande. Noi diremo che F di n è O grande di G di n se vale la seguente cosa. Intanto adesso diciamo cosa significa, però quando diciamo O grande lo possiamo anche leggere così: F di n è di un ordine di grandezza inferiore oppure lo stesso ordine di G di n, quindi in qualche maniera condividono ordine di grandezza, se e solo se vale la seguente cosa: se e solo se vale che esiste n0 e c, entrambi naturali, tali che per ogni n maggiore di n0, succede che f di n è minore o uguale a c moltiplicato g di n. In qualche maniera, in questa nozione di O grande, noi stiamo inserendo il fatto che differenze per costanti o differenze per elementi di ordine superiore al massimo non sono interessanti dal nostro punto di vista. Se volessimo costruire questo, se volessimo vedere questo in termini di un disegno grafico, allora potremmo dire che se G di n magari è questa, diciamo che G di n è questa, allora una F di n che appartiene al suo O grande potrebbe essere questa, per esempio, F di n, perché a partire da un certo punto, cioè a partire da un certo n0, F di n è più piccola di g di n in maniera definitiva, cioè sempre più piccola di g di n. Ma non è l'unica. Anche questa F di n che parte più grande e poi va sotto appartiene a O grande di g di n. E anche quest'altra F di n che magari fa così e poi da un certo punto in poi fa così appartiene a O grande di g di n. Perché esiste sempre un punto oltre il quale la funzione è sotto g di n o g di n moltiplicata per una costante. Quindi O grande di g di n è uno spazio di funzioni, uno spazio di funzioni che include tutte le funzioni dello stesso ordine di g di n o di un ordine inferiore. Ad esempio, potremmo dire che questa f di n è O grande di questo g di n. Perché? Beh, possiamo andare a vedere che effettivamente è così. Basta fare i conti e trovare quelle costanti n0 e c che la definizione mi richiede. E quindi noi potremmo cercare di dimostrare che 3n quadro più 2 è O grande di n quadro perché questa cosa qui, quindi questo sarebbe vero se 3n quadro più 2 è minore o uguale di c di n quadro per qualche c a partire da qualche n0. Andiamo a risolvere questa disequazione qui. Questo vuol dire che c è maggiore o uguale di 3n quadro più 2 diviso n quadro, quindi c maggiore o uguale di 3 più 2 diviso n quadro. Allora la domanda è vero questo? E la risposta è: questo sarebbe vero se tu trovassi delle costanti che rispettano una definizione. Ma tu puoi prendere, per esempio, c uguale a 4 e
n0 uguale a 2, perché se prendi n0 uguale a 2, allora questo diventa 2 diviso 4, 3 più una cosa più piccola di 1 è minore o uguale a 4. Quindi con queste due costanti si ottiene che per ogni n maggiore di 2 succede che 3n quadro più 2 è minore o uguale a 4n quadro. E quindi ho trovato n0 e ho trovato c, che rispetta la definizione. Qui dentro, nello spazio di funzioni O grande di n quadro, ci stanno infinite funzioni, tra cui anche 3n quadro più 2. Dal punto di vista della complessità astratta, due algoritmi che risolvono lo stesso problema, o, scusate, due algoritmi per un problema, uno che ha complessità 3n quadro più 2 e uno che ha complessità n quadro, diciamo che hanno la stessa complessità, perché 3n quadro più 2 è O grande di n quadro. Detto in un altro modo, se uno ha già un algoritmo di questa complessità, trovarne un altro di questa complessità non avrebbe alcun senso. Certo, uno potrebbe dire, ma questa è una funzione più grande, cioè, però uno potrebbe anche dire, se io avessi un algoritmo un mezzo n quadro più 3, ad esempio, anche questo è O grande di n quadro. Insomma, ci sono infinite funzioni all'interno di questo spazio di funzioni, e una volta capito l'ordine di grandezza, a quel punto uno ha già capito che di quale complessità stiamo parlando. E una maniera molto veloce di sapere se è vera una certa affermazione del tipo F di n è O grande di G di n, una maniera veloce è questa: basta prendere a sinistra e a destra ed eliminare tutte le costanti e tutti i termini di ordine inferiore al primo, qua non ce ne sono, e uno vede che n quadro è la stessa cosa che n quadro. Pertanto, andando a prendere un esempio più complesso, uno può affermare facilmente che ne so, 5n quadro più n più 2 è O grande di 3n quadro, ed entrambi sono O grande di n quadro, perché basta eliminare tutte le costanti e tutti i termini inferiori al massimo e ottiene n quadro, n quadro, n quadro. Quindi questi erano tre modi, tre funzioni diverse nella stessa classe O grande di n quadro. La ragione per cui noi consideriamo nella stessa classe una funzione come questa e una funzione come questa è perché la loro differenza è fondamentalmente un dettaglio implementativo, cioè non c'è una differenza algoritmica forte tra quelle due soluzioni. Adesso che abbiamo capito come funziona la nozione di O grande, possiamo cominciare a andare a vedere un pochino di definizioni. Qui io ricordo che appunto utilizziamo le stesse convenzioni che si utilizzerebbero in un corso di algoritmi, quindi dimentichiamo dettagli implementativi, assumiamo che ogni operazione elementare, cioè ogni cambio di stato in una macchina di Turing costi 1 e calcoliamo la complessità di un algoritmo in una macchina di Turing, in funzione appunto dei passi semplici, che sono tutti costanti e sommano tutti a 1, dei cicli e delle eventuali chiamate ricorsive o chiamate a funzione già predefinita. E ovviamente utilizzo questa terminologia perché ho la tesi di Church-Turing che mi dice che tutti i modi ragionevoli di computare sono equivalenti tra di loro. Mentre, come ho detto prima, in questo studio noi non andiamo a guardare la complessità degli algoritmi, ma andiamo a cercare di classificare la complessità dei problemi
e lo facciamo attraverso gli algoritmi che lo risolvono. La nostra prima definizione è quindi, data una macchina di Turing M, noi diciamo che questa macchina ha complessità in tempo f di n, ricordate, macchina di Turing uguale algoritmo, quindi un algoritmo ha complessità in tempo f di n, se e solo se esegue al massimo f di n passi semplici al computare qualunque parola W di una certa lunghezza. Quindi, come abbiamo detto prima, per complessità in tempo si contano, si intende quanti cambi di stato, quanti passi semplici si fanno al computare. E nel caso in cui la nostra macchina di Turing sia deterministica, utilizziamo la nozione, utilizziamo la scrittura time f di n per indicare che è di tempo f di n. Nel caso in cui la nostra macchina non sia deterministica, utilizziamo la scrittura n time f di n. Perché c'è questa differenza? Beh, lo vedremo tra poco. Questa definizione è data sulla funzione specifica, ma come abbiamo appena visto, in realtà quello che stiamo facendo è dare la nostra definizione sulla classe, sullo spazio O grande di F di n e non sulla funzione specifica. Quando andiamo a vedere tutto quello che sappiamo di algoritmi che risolvono problemi, ci accorgiamo di una cosa, un po' particolare. Ci accorgiamo che la lunga lista di algoritmi che noi conosciamo condividono tutti un aspetto, che è che la loro complessità, sì, le loro complessità sono diverse, ma sono tutte caratterizzate dal fatto di essere polinomi della lunghezza dell'input. Chi è un algoritmo n quadro, chi è un algoritmo n log n, chi è un algoritmo n quadro log n, ma sono tutti polinomi della lunghezza dell'input. In un corso di algoritmi, dato lo stesso problema e date due soluzioni diverse, entrambe polinomio della lunghezza dell'input, ma polinomi molto diversi, queste corrispondono a soluzioni molto diverse, una più efficiente dell'altra. Se io confronto algoritmi di ordinamento che funzionano in n quadro e algoritmi di ordinamento che funzionano in n log n, dal punto di vista pratico, quello lì non è un dettaglio implementativo. Per n sufficientemente grande c'è una differenza molto molto evidente. Per noi però, quelle due cose apparterrebbero alla stessa classe, classe che non abbiamo ancora definito, lo faremo tra un attimo, però questo è un elemento importante perché è in qualche maniera un ulteriore passo indietro rispetto alla distanza con la quale guardiamo questi problemi. Non andiamo a vedere le differenze implementative, perché abbiamo eliminato costanti e termini di ordine inferiore, ma non andiamo a vedere neanche differenze che hanno tra di loro appunto uno step polinomico, perché in realtà due soluzioni diverse che fanno riferimento a due polinomi diversi, noi li considereremo, e qui devo aprire le virgolette, più o meno ugualmente efficienti. Perché? Perché esistono infiniti problemi che non permettono, o che crediamo, noi crediamo, non permettano una soluzione polinomica, indipendentemente dal grado del polinomio, e quelli sono quelli interessanti per noi. Ora, la tesi di Church-Turing diceva: è assolutamente indifferente il modello di computazione che usi, basta che siano tutti della stessa, ugualmente ragionevoli. È indifferente se usi una macchina di Turing con un solo nastro, con più nastri, deterministica, non deterministica, con lo stay, senza lo stay, con una memoria esterna. È indifferente se invece di usare le macchine di Turing usi modelli e registri, se invece dei modelli e registri usi il modello di computazione che più ti piace, basta che
se sono tutti, basta che siano tutti ragionevolmente espressivi, allora la tesi di Church-Turing dice sono tutti Turing equivalenti. Quindi la classe di problemi risolti è la stessa. Questo è vero. Ma ora ci domandiamo, la classe di problemi risolti è la stessa e con gli stessi limiti di risorse utilizzate? Oppure c'è una differenza se andiamo a vedere le risorse utilizzate? Vedremo che la situazione non è esattamente la stessa e lo faremo fondamentalmente guardando due casi. Prima andiamo a vedere se ci sono differenze tra un modello con un solo nastro e un modello con più nastri. E poi andiamo a vedere se ci sono differenze tra i modelli deterministici e i modelli non deterministici. Perché queste cose sono interessanti? Perché fra tutte le mille varianti che abbiamo visto andiamo a classificarli solo in questo modo? Beh, ci sono delle ragioni astratte per cui questo è interessante. In primo luogo, distinguere tra i modelli con un solo nastro e i modelli con tanti nastri, con K, con un numero finito però arbitrariamente grande di nastri, e anche di testine che leggono contemporaneamente su questi nastri, e in qualche modo vuole in qualche modo avvicinarsi alla nozione di distinguere tra modelli sequenziali e modelli paralleli. E quindi ci chiediamo, ci sono delle differenze al livello al quale noi le stiamo guardando tra i modelli sequenziali e i modelli paralleli? Sappiamo che dal punto di vista dei problemi che possono risolvere non ci sono differenze, sono tutti uguali. Possono risolvere esattamente gli stessi problemi e non possono risolvere esattamente gli stessi problemi. Ma in termini di complessità, ricordatevi, non complessità apparente, ma se io faccio una cosa parallela va sicuramente più veloce. Sì, ma va più veloce cambiando classe di complessità oppure no? È la prima domanda. E la seconda domanda è riguardo ai modelli, le differenze tra i modelli deterministici e i modelli non deterministici. Qui la protesta naturale è ancora più evidente. I modelli non deterministici non esistono e che quindi che senso ha studiarli? E io rispondo la stessa cosa che ho risposto la prima volta che abbiamo visto un modello non deterministico. Capire che un problema può essere risolto in una maniera... Primo può essere risolto, secondo può essere risolto in una maniera efficiente da un modello non deterministico, significa capire una cosa in più del problema, perché, come vedremo più avanti, ci sono problemi che sono naturalmente risolti utilizzando il non determinismo e problemi che non sono naturalmente risolti, cioè che non hanno questa caratteristica, e quindi capire questo implica aver capito qualcosa di più profondo rispetto al problema. Ci sono altre ragioni, però poi diciamo questo ha senso quando andiamo a vedere poi veramente le classi di complessità e cerchiamo di capire cosa significa ogni classe di complessità. Per ora ci stiamo facendo questa domanda dal punto di vista astratto. Io so che se prendo queste tre categorie, modelli sequenziali, modelli paralleli, modelli non deterministici, posso risolvere esattamente gli stessi problemi. E adesso mi sto domandando, ma le classi di complessità sono le stesse? Per rispondere a questa domanda andiamo a vedere due teoremi abbastanza semplici. Il primo è, dato un linguaggio riconosciuto da una macchina di Turing con K nastri, cioè un'astrazione di un modello parallelo, esiste una macchina di Turing con un solo nastro che riconosce lo stesso linguaggio in tempo quadratico. Prima di andare a vedere la dimostrazione di questo teorema, che è banale, cerchiamo di capirne il senso. Qui stiamo dicendo che non solo la classe di problemi risolti è la stessa, lo sapevamo già, ma la classe di complessità cambia rimanendo all'interno della polinomicità. Se era polinomico prima, è polinomico adesso. Se era esponenziale prima, ha lo stesso grado di esponenzialità adesso, perché la differenza è solamente di un quadrato. C'è una differenza? Sì, ma questa differenza è limitata a peggioramenti polinomici, peggioramenti quadratici. Andiamo a vedere perché vale questo. Intanto per cominciare, la ragione per cui vale
noi andiamo la maniera in cui andiamo a vedere questo è riprendendo la dimostrazione che ci facevo vedere che la classe di problemi era la stessa. Quindi dovete guardare 5-6 lezioni fa, quando siamo andati a dimostrare che la macchina di Turing con K nastri poteva risolvere esattamente gli stessi problemi che può risolvere una macchina di Turing con un solo nastro. Se vi ricordate, noi l'abbiamo fatto andando a mostrare sistematicamente come una soluzione con K nastri poteva essere resa in una soluzione con un solo nastro. Noi avevamo la nostra macchina di Turing con K nastri, primo nastro, secondo nastro, Kesimo nastro, con una testina in ognuno di questi nastri. Ecco, il controllo della nostra macchina di Turing permetteva, secondo la definizione, di andare a vedere in parallelo la lettura di cosa c'è qua sotto e fare un movimento potenzialmente diverso per ognuno di questi nastri. Noi abbiamo costruito una macchina di Turing equivalente con un solo nastro, e facendo che cosa? Ripetendo tutto il contenuto dei capponastri sull'unico nastro che abbiamo, utilizzando un simbolo nuovo del nostro alfabeto, dicendo questo è il contenuto del primo nastro, questo è il contenuto del secondo nastro, questo è il contenuto del terzo nastro, e così via. E abbiamo mostrato come rendere ogni operazione che viene fatta qui nella sua operazione equivalente qui. Abbiamo aggiunto un certo numero di stati e quello che avevamo capito è che l'essenza era leggere in un passo di costo 1 tutti gli elementi letti da tutte le testine, è equivalente a scorrere tutto questo grande nastro, registrare negli stati la cosa che si stava andando a leggere e poi tornare indietro e operare singolarmente nastro per nastro. L'ipotesi che noi abbiamo è che questa macchina di Turing termina la sua computazione, ricordate che questa macchina è una macchina deterministica, in un certo tempo O grande di F di N. Cosa può accadere in O grande di F di N passi semplici? Beh, se sono proprio sfortunato, per ognuno di questi passi semplici, ognuno di questi nastri scrive qualche cosa di interessante e si muove a destra. Questo significa che la parte interessante, che io quella che è quella che devo tenere conto qui, no? La parte interessante di questo nastro al massimo è lunga F di N. La parte interessante di questo nastro anche al massimo è lunga di F di N, e la parte interessante di questo nastro anche è lunga F di N. Il che significa che la parte interessante di questo unico nastro al massimo è lunga F di N totale K volte F di N. Questa è la lunghezza massima di questo nastro in ogni momento della computazione. Questa, ricordatevi, che è la computazione che simula questa computazione. Cosa significava fare un passo qui, scorrerlo tutto una volta e scorrerlo tutto di nuovo prima di poter, cioè scorrerlo tutta una volta per prendere la decisione, e poi questa decisione, nel peggiore dei casi, richiede scorrerlo tutto un'altra volta. Vi ricordate che nel peggiore dei casi significa ampliare un pochino qui, ampliare un pochino qui. Quello che qui costa 1, qui costa O grande di KF di N, ma nella notazione O grande le costanti se ne vanno, costa F di N. E allora se qui di questi uni ne faccio F di N, di questi oggetti ne faccio F di N, per ottenere una complessità F di N al quadrato. Allora, noi abbiamo mostrato che la nostra simulazione di macchine di Turing che astrattamente, in qualche modo, cercano di descrivere la computazione parallela, può essere la nostra simulazione sul lato sequenziale. Quindi il fatto che ogni problema risolvibile con K nastri può essere risolto con un solo nastro, a questa cosa noi abbiamo aggiunto che ogni problema su K nastri può essere risolto su un solo nastro con un peggioramento di tempo al più quadratico. Se adesso è vero, come è vero,
che mettiamo tutti i polinomi nello stesso sacco, non l'abbiamo ancora fatto, però l'idea è questa, mettiamo tutti i polinomi nello stesso sacco, allora se era polinomiale prima, cioè se quell'f di n sulla macchina parallela era un polinomio di n, allora è un polinomio di n anche la complessità di m prima, e quindi non siamo usciti da quel sacco. Questa è l'essenza di questo teorema. Effetto si può vedere con un esempio che è appunto solo indicativo di che cosa significa cambiare modello di computazione da un modello deterministico a k nastri a un modello deterministico a un solo nastro e viceversa. L'esempio consiste nell'andare a vedere un problema che abbiamo risolto abbondantemente e che a questo punto direi che è banale per noi, che è quello di costruire una macchina di Turing per riconoscere le stringhe 0 alla n, 1 alla n, un problema tra l'altro che è anche libero dal contesto e quindi non mi servirebbe neanche una macchina di Turing. Però anche se io lo risolvessi con un automa, quell'automa poi lo devo simulare all'interno di un computer vero e quindi di una macchina di Turing. E quindi adesso ci possiamo chiedere qual è la complessità di questo problema? Beh, ancora non riesco a risolvere non riesco a rispondere a questa domanda, però posso farmi un'idea. Prendiamo una macchina di Turing con un solo nastro, eccolo qui, che risolve il problema 0 alla n, 1 alla n, 0, 0, 0, 0, poi a un certo punto 1, 1, 1, 1, questa stringa deve essere accettata perché ha lo stesso numero di 0 e lo stesso numero di 1. In che cosa consisteva l'algoritmo che abbiamo indicato per risolvere questo problema? Prima vai a vedere se l'ordine è lo stesso. Quindi se questo oggetto è lungo n, io ci ho messo o grande di n per vedere che l'ordine è corretto. Poi torna qui all'inizio e cancella 1,0, scorre fino a primo 1 e cancella 1,1. Poi torna di nuovo, cancella 1,0, scorre primo 1 e cancella 1,1. Quindi un numero di volte proporzionale a n, devo fare uno scorrimento proporzionale a n. Quindi il tempo totale è dell'ordine di n quadro. La prima volta devo scorrere, è vero che devo scorrere solo la metà, però intanto n mezzi è un grande di n, però a parte questo devo anche tornare indietro, quindi in realtà vado qui, torno indietro, vado qui, torno indietro, vado qui, torno indietro, ogni volta faccio n mezzi passi, però poi torno indietro di n mezzi, quindi faccio n passi, n passi, n passi, n passi, n volte, n quadro. La complessità, molto alla grande, di questa macchina di Turing per una stringa di lunghezza n è O grande di n quadro. Come potrei risolvere questo in una macchina con k nastri, per esempio con due nastri? Beh, quello che potrei fare è, dato il mio input, 0, 0, 0, 0 e poi gli uni, io potrei prendere un nastro qui, copiare tutti gli 0, prendere un altro nastro se voglio e copiare tutti gli 1, tornare indietro, mettere la testina qui, adesso ignorare questo e a questo punto scorrere e dire se qui c'è uno 0 e qui c'è uno togliti, se qui c'è uno 0 e qui c'è uno togliti fino ad arrivare. Se trovo uno 0 e qui c'è un 1 che avanza dico di no. Se trovo un 1 e qui c'è uno 0 che avanza, dico di no. Se invece entrambi finiscono nello stesso momento, dico di sì. Quanto ci ho messo? Ci ho messo il tempo di copiarlo tutto, O grande di n, e poi in una sola passata ho risolto il problema e questa passata è lunga quanto la metà del nastro, quindi O grande di n mezzi, cioè O grande di n, più O grande di n, totale O grande di n. Come potete vedere, c'è una differenza quadratica tra questi due. Allora, dipende dall'occhio con il quale stiamo guardando. Se ci interessano le differenze polinomiali, allora cambiare questo modello, switchare tra il modello con k nastri e il modello con un nastro solo ha senso.
Se guardiamo le cose sufficientemente da lontano, cioè mettiamo tutti i polinomi nello stesso sacco, allora in realtà le complessità alle quali che mi ritrovo sono le stesse perché le loro differenze sono puramente polinomiali. Succede la stessa cosa quando andiamo a guardare modelli non deterministici. Nei modelli non deterministici la situazione è abbastanza diversa. Facciamo esattamente lo stesso ragionamento. Andiamo a vedere il nostro modo di dimostrare che il modello deterministico risolve esattamente gli stessi problemi. Siccome quel modo era una maniera sistematica di trasformare una macchina non deterministica in una macchina deterministica, allora dà luogo a un algoritmo, e questo algoritmo avrà una complessità. Data la complessità dell'algoritmo originale non deterministico, quale sarà la complessità dell'algoritmo ottenuto? Andiamo a vedere. Per fare questo, dobbiamo ricordarci come facciamo la simulazione di una macchina non deterministica in una macchina deterministica. E vi ricordate che questa simulazione era una simulazione un po' particolare, perché noi avevamo la nostra macchina non deterministica e noi sapevamo che la macchina non deterministica riesce a scegliere di fronte a più di una possibilità sempre la possibilità esatta, la possibilità migliore, detto in questo modo, fra tutte le possibilità e proseguire con la computazione. Perciò la nostra macchina non deterministica che ha il suo nastro, noi ci mettiamo l'input sopra, a un certo punto all'interno dei suoi stati, del suo controllo, la macchina opera certe scelte in base a ciò che sta leggendo, in base allo stato che si trova, alle possibilità non deterministiche che ha, sceglie quella giusta e prosegue la sua computazione. E noi abbiamo detto che la nostra macchina non deterministica accetta se e solo se esiste almeno una computazione accettante. Come abbiamo reso la macchina non deterministica una macchina deterministica? Per fare questo noi abbiamo usato una macchina con tre nastri. Nel primo nastro c'è l'input, così come c'era l'input qui. Il secondo nastro era il nastro di lavoro e il terzo nastro era il nastro delle possibilità. Allora, l'input noi lo lasciamo sempre uguale e lo ripeschiamo ogni volta che serve. La prima volta andiamo a vedere l'input, lo prendiamo, lo copiamo sul nastro di lavoro in maniera deterministica e sul nastro delle possibilità mettiamo solamente le computazioni di un solo passo, quindi le computazioni con il solo Q0. A questo punto andiamo a vedere che cosa avrebbe fatto la macchina non deterministica se avesse dovuto prendere questo input e fare solamente computazioni di lunghezza 1, possiamo vedere se finiva o non finiva sullo stato accettante. Se finiva sullo stato accettante, allora accettiamo anche noi. Se non finiva sullo stato accettante, allora non possiamo dire niente e proseguiamo. Cancelliamo tutto quello che abbiamo fatto sul nastro di lavoro. Scriviamo qui due nuove possibilità, Q0, Q, non due nuove, ma C nuove possibilità, dove C è il numero di cose diverse che io posso fare a partire da Q0 in maniera non deterministica. Quindi Q0, Q1, Q0, Q2, non lo so. Queste sono tutte le computazioni possibili di lunghezza 2. Prendo l'input, lo copio sul lavoro e poi vado a vedere questa computazione di lunghezza 2 qui avrebbe accettato oppure no, e così via. Questa tecnica, avevamo detto, dà luogo a un albero di computazione. Questa è, diciamo, la maniera astratta in cui io modello quello che succede sulla mia macchina non deterministica. Questo è lo stato iniziale. Questo è il numero di cose possibili che si possono fare dallo stato iniziale. Questo è il numero di cose possibili che si possono fare da un certo stato. Dire che la macchina non deterministica significa dire che se una certa stringa è accettata, lei sa perfettamente che ramo andare a prendere in maniera, diciamo, usando un oracolo, esattamente sa quale ramo andare a prendere. Dire che questa macchina ha
complessità o grande di f di n, in un certo modo significa dire che questo albero è alto al massimo f di n. La macchina deterministica che simula tutto l'albero di computazione esplora in maniera sistematica tutti i rami possibili. L'arietà di questo albero, la chiamiamo C, che è il numero massimo di scelte che si possono fare in ogni momento, e quanto è grande un albero di arietà C e di altezza f di n, è grande C alla f di n. Questo è il numero di possibilità che io devo esplorare qui. Se qui accettava in questo ramo qui, per esempio, significa che noi qua dobbiamo esplorare tutto il primo ramo, dire di no, tutto il secondo ramo, dire di no, tutto il terzo ramo, fino ad arrivare alla computazione accettabile. Allora, il salto di complessità questa volta non è polinomico, questa volta è un salto esponenziale, perché siamo passati da una complessità f di n a una complessità, lì ho scritto c alla f di n, ma c alla f di n è dello stesso ordine di 2 alla f di n, perché la loro differenza è inferiore, diciamo, al grado del quale stiamo parlando. Quindi dire 2 alla f di n è la stessa cosa che dire c alla f di n. Però sta di fatto che siamo passati da una complessità f di n a una complessità 2 alla f di n. Se questo era un polinomio, questo non lo è più sicuramente. E se questo aveva un certo grado, questo qui ha 2 elevato a quel grado. E allora la differenza qui non è più una differenza che io posso dire mettiamo tutto nello stesso sacco. Sono nello stesso sacco nel senso che entrambi sono algoritmi che finiscono, quindi entrambe le tecniche mostrano che il problema è risolvibile, però certamente non con la stessa complessità, neanche se io mi metto gli occhiali miopi che dicono che tutti i polinomi sono lo stesso polinomio. Neanche se mi metto quegli occhiali miopi che dicono che una soluzione n al quadrato è la stessa cosa che una soluzione n alla 100, anche con questa miopia non posso dire che simulare una macchina non deterministica in una deterministica in questo modo mi mantiene la complessità sotto una certa gravità, non mantiene niente, perché siamo passati da una se partivamo da un polinomio abbiamo ottenuto una cosa esponenziale, se partivamo da una cosa esponenziale abbiamo ottenuto una cosa doppiamente esponenziale. Però uno qua adesso dovrebbe dire: sì, hai ragione, però chi ti ha detto che quel modo di simulare una macchina non deterministica è l'unico modo possibile? Questa domanda ce la siamo già fatta una volta, vero? Sì, addirittura quando parlavamo di automi, quando abbiamo introdotto gli automi a stati finiti non deterministici, abbiamo detto che risolvevano le stesse classi di problemi degli automi a stati finiti deterministici, perché abbiamo tradotto in maniera sistematica ogni automa non deterministico in un automa deterministico. E abbiamo detto che quella traduzione aveva un costo, perché nel peggiore dei casi io dovevo andare a prendere, partendo da un certo numero di stati che aveva l'automa, arrivavo a 2 elevato a quel numero di stati, perché dovevo andare a prendere l'insieme delle parti l'insieme di stati di partenza. E lì la domanda era la stessa: ma non c'è un modo migliore di farlo? La risposta è non lo so, anzi, non lo sappiamo, cioè nessuno lo sa se c'è un modo migliore per farlo oppure no. Questa è all'origine di un problema molto molto importante di cui discuteremo in abbondanza. Adesso come adesso, dimentichiamoci un secondo di questo problema e guardiamo solamente diciamo, la punta dell'iceberg. La punta dell'iceberg è: se cambio modello rimanendo all'interno del determinismo e mi metto gli occhiali che guardano tutti i polinomi nello stesso modo, allora rimango nella stessa classe.
Se cambio modello tra deterministico e non deterministico, anche con quegli occhiali, in qualche maniera la classe è diversa. Allora ha senso definire questa classe della quale stiamo parlando come l'unione di tutte le classi time n alla k, cioè l'unione di tutte le classi polinomiali. Chiamiamo P l'unione di tutti i problemi che possono essere risolti in maniera deterministica con una macchina di Turing, con un nastro, con due nastri, con K nastri, con memoria ad accesso libero, utilizzando i registri. Qui vale la tesi di Church-Turing, che dice che non solo tutti i modelli sono equivalenti, ma anche tutti i modelli deterministici tra di loro sono equivalenti. E quindi utilizzando una macchina di quel tipo che ha complessità polinomiale. Se hanno complessità, se la soluzione ha complessità polinomiale, mettiamo tutto dentro nello stesso sacco. Chiamiamo questo sacco P. P è l'insieme dei problemi che possono essere risolti in tempo polinomiale deterministico. Perché è interessante questa classe? Perché mettermi quegli occhiali che mi fanno vedere così male e mi fanno dire che tutti i polinomi sono lo stesso polinomio, cioè tutti i polinomi sono lo stesso, ha senso anche dal punto di vista pratico. Intanto la classe P è una classe matematicamente solida. Posso combinare problemi P e ottenere problemi ancora P, vedremo, insomma, la classe P è chiusa sotto tutte le operazioni che conosciamo, così come lo erano altre classi prima di lei. E poi perché corrisponde a quello che in gergo potremmo chiamare l'insieme dei problemi trattabili. Che cos'è un problema trattabile? È un problema per il quale io non devo aspettare l'eternità perché si risolva. È un problema che se ho una complessità troppo alta dal punto di vista pratico, mi basta migliorare il mio hardware perché quella complessità diventi una complessità accettabile. È un problema P, è un problema che se parallelizzato funziona molto bene. È un problema che se io aggiungo un po' di hertz alla mia macchina, da lento diventa accettabile. E se non basta, mi basta aspettare un paio d'anni che arrivi un'unità di elaborazione più veloce e quel problema diventa accettabile. È una definizione estremamente discutibile questa qua, e infatti anche molto discussa, però è quella più comunemente accettata. Se un problema è polinomico deterministico, polinomiale, scusate, polinomiale deterministico, allora è un problema trattabile. Mentre se io non riesco a metterlo dentro la classe polinomiale deterministica, allora chiameremo in maniera sempre molto astratta questo problema non trattabile, sebbene decidibile. E lo scopo di questa parte del corso è andare a esplorare quanto profonda è questa non trattabilità, quanto ampia è, quali problemi interessanti include e quante varianti ci sono di essere, quanti gradi, se volete, di non trattabilità. Chi è dentro la classe P? E l'abbiamo detto più volte, tutti quelli che conoscete fino adesso. E il problema di sapere se dato un grafo esiste, è dato un grafo ed esiste, dati due vertici, esiste un percorso tra il vertice S e il vertice T, è un problema polinomiale deterministico. Perché? Perché ho un algoritmo, per esempio la visita di un grafo,
il quale ha una complessità che è un polinomio sia nella dimensione del numero di vertici sia nel numero di archi, e visitando tutto il grafo in maniera implicita mi dice anche se S è raggiungibile da T, perché se, D è se T è colorato di nero, allora S è la mia sorgente, allora T è raggiungibile da S. Il problema di calcolare l'albero di copertura minimo, visto come un problema di linguaggi, dato un grafo e dato un numero, ti do questo grafo e ti do 47. Esiste un albero di copertura il cui peso è inferiore o uguale a 47? È un problema polinomiale. Perché? Perché esiste un algoritmo funzionale che, dato un grafo, mi restituisce l'albero di copertura minimo, poi vado a vedere il suo peso. Se il suo peso è inferiore a 47, allora la risposta è sì. Se il suo peso è maggiore di 47, allora la risposta è no. Perché faccio questa variante e non uso direttamente il calcolo dell'albero di copertura minimo? Perché la nostra classificazione è, l'abbiamo detto nella lezione 1, una classificazione unicamente di problemi sì o no, di problemi di linguaggi, di problemi decisionali, ma abbiamo anche detto ogni problema funzionale ha il suo problema decisionale corrispondente. E adesso, prima facevamo il seguente discorso: se il problema decisionale non è decidibile, allora non lo è neanche il suo funzionale corrispondente, e adesso facciamo un discorso simile sulle complessità, sebbene questa relazione non sia esatta. Noi classifichiamo la complessità di un problema funzionale attraverso la complessità del suo problema decisionale corrispondente. Quando si tratterà di farlo davvero, questo scherzo, dovremo stare un attimo attenti. Dovremo stare un attimo attenti alla trasformazione tra funzionale e decisionale, perché non è sempre ovvia. Però per ora guardiamola, diciamo, in questo modo un po' grezzo, attraverso questi esempi. Altro esempio, calcolo del percorso di peso minimo di un grafo pesato. Qual è il suo problema decisionale corrispondente? Dato un grafo, dati due vertici e dato un peso, esiste un percorso da S a T di peso inferiore a K? Se sì, allora la risposta è positiva. Se invece tutti i percorsi da S a T hanno peso superiore a K, allora la risposta è no. E di nuovo esiste un algoritmo, esistono tanti algoritmi, tutti polinomiali, come per esempio l'algoritmo di Bellman-Ford, l'algoritmo di Floyd-Warshall, l'algoritmo di Dijkstra in certi casi, sono tutti algoritmi polinomiali, di complessità polinomiale, la cui polinomialità si trasferisce dal funzionale al decisionale, in questo caso perché è ovvio, e che risolvono in maniera indiretta questo problema. E quindi anche questo problema qui è un problema polinomiale. Vi invito a pensare a tutti i problemi che conoscete da un normale corso di algoritmi e vedere che cadono tutti dentro questa categoria. Infatti, sono tutti problemi trattabili, ci cioè sono tutti problemi per cui esiste un algoritmo, si può implementare facilmente, lo posso eseguire sulla mia macchina, sul mio PC, per grafi abbastanza piccoli, quindi non un grafo con 1 milione di nodi, ma un grafo con 100 nodi, beh, lo posso anche risolvere. E se avessi un grafo con 1 milione di nodi, no, no. La mia macchina non ce la fa, però se io prendo una workstation e comincio a parallelizzare, e allora sicuramente riesco a farlo. Ecco perché chiamiamo trattabili tutti questi problemi, e tutti i problemi che conoscete fino adesso sono trattabili, il che dà luogo a una domanda naturale: ma allora esiste davvero qualche problema non trattabile? E se esiste, non sarà mica uno dei tuoi problemi astratti che esistono solo nella mente di un matematico, che poi in realtà dal punto di vista pratico non servono a niente? Beh, intanto vi ricordo che questa domanda ce l'avevamo già fatta quando parlavamo di decidibilità. Prima pensavamo che tutti i problemi potessero essere risolti, poi abbiamo scoperto che qualche problema non può essere risolto, però sembrava un problema, diciamo, una nicchia di problemi non interessanti, sì, una curiosità in qualche maniera matematica. Poi però abbiamo visto che ci sono un sacco di problemi molto interessanti che non possono essere risolti, fino ad arrivare addirittura a dimostrare che il problema del ragionamento più importante di tutti non può essere risolto. Quindi siamo già bruciati pensando in questo modo. Adesso in qualche maniera si presenta una situazione simile. Per
Prima pensavamo che tutti i problemi sono trattabili, fino adesso diciamo pensiamo perché ho solo esempi di problemi trattabili sotto mano. Anzi, ho esempi di problemi che non possono essere risolti e esempi di problemi trattabili. Però non ho esempi pratici di problemi non trattabili, né ho la minima idea di se esiste, non esiste, e se esiste, qual è una tecnica che mi mostri che il mio problema non è trattabile. Queste sono le domande che noi ci facciamo all'interno di questa parte. Concludiamo dicendo che la classe P, come vi dicevo, è chiusa sotto tutte le operazioni interessanti, meno le operazioni sottoinsieme, perché nessuna delle classi che noi studiamo è chiusa sotto l'operazione di sottoinsieme, e questo è un teorema che si lascia per esercizio. Però appunto è interessante andare a vedere come si dimostra, cioè per ognuno delle operazioni andare a cercare di capire come si mostra che è chiusa sotto quell'operazione. Dato un problema, per esempio, no? Dato un problema polinomiale, perché il suo complemento è ancora polinomiale? Dati due problemi polinomiali, perché la loro unione è ancora polinomiale? Perché la loro intersezione è ancora polinomiale? Perché la chiusura di Kleene è ancora polinomiale? Queste sono le domande. Cominciamo adesso, fine di questa lezione, cominciamo a disegnare un pochino il nostro, diciamo, il nostro orizzonte all'interno della classe dei decidibili. Come potete vedere, io ho omesso le classi che già erano dentro, i decidibili regolari, i liberi dal contesto, quelli che stanno in mezzo tra i regolari e i liberi dal contesto, perché dovremo pensare un attimo come collocarli. Facciamo finta che quelli non ci siano. Allora, noi, la domanda che ci stiamo facendo è all'interno della classe DEC. La classe P è una classe ben definita, la classe all'interno della classe DEC, e la domanda che noi ci faremo nelle prossime lezioni è se c'è qualcuno in mezzo tra i due, cioè se esistono problemi che non sono trattabili, ma soprattutto se esistono problemi che sono sicuramente non trattabili, così come esistono problemi che sono sicuramente non decidibili. Cerchiamo di fare un attimo il parallelo. Grazie e arrivederci alla prossima volta.